Dai dati in nostro possesso pensiamo di poter anticipare che, per parlare del parametro più famoso o famigerato che dir si voglia, l'R con T sarà sotto l'1, probabilmente 0,9. Questo indica il fatto che noi nel giro di una decina di giorni siamo passati da uno scenario 4, cioè con RT superiore a 1,50, allo scenario 1, cioè con l'RT inferiore a 1. È un progresso molto significativo. Io ho chiesto al Ministero ovviamente di tenere conto di questo e di non applicare in maniera fredda e burocratica i passaggi, diciamo, i giorni che sono stati applicati, però occorre dirlo con onestà intellettuale, a tutte le regioni che si sono trovate nella stessa condizione dell'Abruzzo. Quindi io mi aspetto che questa sera il Ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenza fino al 10, sperando, rimane un residuo di speranza che magari il responso della cabina di regia lo incoraggi a tenere conto dei giorni in più che noi abbiamo fatto di zona rossa, anticipando le decisioni del Ministero, e quindi accorciare la durata di questa ulteriore zona rossa. In ogni caso resteremo in contatto con il Ministero per tutto il fine settimana, continuando a monitorare i dati oggi, domani e dopodomani, perché se anche il Ministro proseguisse nella sua intenzione di applicare gli ulteriori 7 giorni che servono di permanenza in zona arancione prima di dichiararla, noi domenica, nella giornata di domenica, all'esito di questo ulteriore monitoraggio del fine settimana, chiederemo e faremo una rivalutazione della posizione dell'Abruzzo. Il nostro obiettivo è passare in zona arancione entro e non oltre l'8 dicembre con l'Immacolata, in modo da poter permettere la riapertura dei negozi e le attività commerciali a pieno regime nel momento più importante, cioè quando tradizionalmente con la festa dell'Immacolata si apre la stagione del Natale.